Ok, siamo riusciti a entrare in casa di Luisa. Ci ha dato il permesso di seguirla. Entra pure, ti stanno aspettando. Cazzo succede? Uno straniero, vuoi farci ammazzare tutti? Calmati, Anton. Ha aiutato Leonardo ed Elena. Non avevamo bisogno del suo aiuto. Prego, Ethan. Accomodati. Siete soltanto voi, in tutto il villaggio. Soltanto noi. Soltanto noi. Non c'è nessun altro. Un inutile. Invalido. Stupida. Troia. Legnosa. E tu? Fai entrare un uomo ferito e uno straniero come se niente fosse! E pensi che siamo al sicuro? Nessuno è al sicuro! Quei poveri stronzi lì fuori sono stati squartati! E domani? Domani saremo tutti morti! Come il suo cazzo di marito! E tappati la bocca, Roxana! Ora basta! Questa casa ha protetto la mia famiglia per molte generazioni. E ubriachi o meno, qui siete i benvenuti. E siete tutti al sicuro. Come vuoi. Qualcuno può dirmi, per favore, che diavolo sta succedendo? Non lo sappiamo. È sempre stato un villaggio tranquillo, devoto, ma all'improvviso i mostri ci hanno attaccato. E poi non si sono più fermati. Aspetta, Luisa. Dov'è tuo marito? Non sarà... No. No, lui è fuori. Da qualche parte. A cercare aiuto. Sì, sì, ecco. Ecco tutto. È in cerca di soccorsi. Preghiamo. Per lui. Per tutti noi. Buona idea. Venite. Tutti. Ascoltateci, le nostre voci sono unite in preghiera. Noi vi invochiamo, persi in tempo eterno, perché ci affiatiate mani delle mani del fato, mentre la luna di mezzanotte si innalza su ali nere. Compiamo questo sacrificio nell'attesa di vedere la luce, nella vita e nella morte. Prendiamo gloria, madre Miranda. Bene, il tè sarà pronto. Elena, mi aiuti, per favore. La preghiera, l'ho già sentita, da una donna anziana al cimitero. La vecchia strega. Quella stronza è matta proprio come un cavallo. Ma la sua devozione non è insensata. E spero che serva a proteggerla e che protegga anche noi. Cosa stai facendo? Leonardo, che succede? Ti senti bene? Aia! Padre! Elena, no, stai indietro! Lasciami andare! Lascialo andare. Elena. Adesso basta. Padre. Ehi, ormai non era più tuo padre. Hai fatto la cosa giusta. Elena, no! Non puoi fare più nulla! Papà! Questo posto sta cadendo a pezzi! No! Era già perduto.
Non avresti potuto salvarlo. Lasciami stare. No, ne usciremo vivi, insieme. Ok, se mi ricordo la demo non è ancora finita. Io non vorrei sprecare inutilmente dei colpi che non servono a ucciderlo, tipo i tre proiettili di poco fa, che alla fine è stata lei a fermarlo. Vediamo se c'era qualcosa da raccogliere prima di innescare. Sono dei punti molto bui. Ma guarda quanta roba che c'è qua. Mi sa che la prima volta, cioè nella demo, me la sono saltata tutta. Beh, ovviamente lì dovevo correre come un pazzo. Perfetto. Ah no, ok, quindi qua ci si doveva venire per forza? Non mi ricordo. Chissà se è stata cambiata rispetto alla demo questa cosa. Ah, ok. Aspetta, non l'ho capito. Mi ha dato due... No, non era così nella demo. Mi ha dato due item... Chiave del furgone e dentro c'è il cacciavite. Ah, il cacciavite ci serve per prendere il coso fuori di casa. Ah, c'è pure scritto. Se ne hai bisogno c'è un cacciavite e portachiavi. Va bene. Beh, sono tutti vuoti sti cassetti. Ok, qua non mi pare ci sia altro. Cazzo, le fiamme si propagano in fretta. Che cosa vuoi fare? Sta indietro. Con questa possiamo scappare. Ma lei è salita? Ethan, stai bene? Sto bene. Fammi provare di nuovo. Il fuoco. Non abbiamo più tempo. Possiamo solo salire. Aggrappati. Presto. Muoviamoci! Tranquilla, e non respirare il fumo. Lo so! Grazie, Ethan. Sei gentile. Spero che la tua famiglia stia bene. Lo spero anch'io. Forse una volta fuori potrete incontrarvi. E ora? Sarebbe bello. Di qua? Andiamo! Reggerà. Ecco, c'è una via d'uscita. Grazie a Dio. Ma che faremo? Il villaggio è infestato dai mostri. Non possiamo combatterli, sono troppi. Ehi, non dire così. Troveremo un rifugio sicuro per te mentre cerco mia figlia.
Credo che si trovi in quel vecchio castello. No, laggiù non troverei altro che sangue e morte. E io non voglio restare sola. Padre! È allucinante. Elena, no! Non è lui! Non lo è più! Ha detto il mio nome! Padre! No, è pericoloso! Andiamo! Resta lì! Coraggio! Dammi la mano! Ethan, vai! Salva tua figlia! Elena, aggrappati a me! Che morte stupida! Perché muoiono sempre tutti? Ma che frase è? Io non ce la posso fare! Perché muoiono sempre tutti? Non riesco a capire. Ma non c'è niente. Questo posto è fottuto. Sì? Lo penso pure io. Cazzo, sta succedendo ancora? La mano! Ma merda! Non ne sono sicuro che quel coso sia morto. Mi sa che spunterà di nuovo. Ok, ora col cacciavite. Ok, quindi abbiamo la chiave per entrare. Che cosa? Ah, c'era ancora il tizio. Quello col fucile a pompa che era in giro. Basta! Madre Miranda! Ehi! Ah, madre Miranda, quella che dice che si incacchia se gli uccido le pecore. Chi era? Non è quindi la vampira, sono due personaggi. Che caspita è questa? Dov'è? Dov'è il corpo? Non l'ho capito. Se l'è portato, non... Ok. Quindi, punto della situazione. Intanto qua c'era una macchina da scrivere. E io un colpetto glielo darei. Ah no, forse non si può entrare più da qui. Sì, ok. Però c'è questa parte che è rimasta rossa. Eppure io ho guardato tutto. Boh. Dove l'ha visto? Allora, noi di oggetti chiave abbiamo soltanto i due rilievi attualmente. Ah, dai, voglia di colpi. Oh!
La morte, sì. La morte è giunta per tutti loro. Sembra un po' pazza. Ok. Qua a destra c'è il salvataggio. E mi segna ancora in rosso. Quindi questa è madre Miranda. E questa è di Lady Dimescrum. Lo scordo sempre come si chiama. Vabbè. Io però non vorrei subito andare al castello di già. Cioè, ancora c'erano un sacco di posti qua. Forse dobbiamo tornare dopo, quando otteniamo qualche chiave, qualcosa. Questa era la casa che stranamente non si apre. No, è giusto? Non è che affaccia pure qualche X, apriti, no, come prima. No, questa proprio non c'è modo di accedere. Quindi se dobbiamo per forza... Tra l'altro non dice che il cancello nemmeno è chiuso, si apre dall'altro lato, cose così. Niente, va bene, andiamo al castello. Allora, questo è il demone. Che l'ha tolto? E questo? Ok. Quindi di qua andiamo al castello. Altro che sangue e morte. Si può andare in acqua. Allora, nei vecchi Resident Evil, nel 5 sicuro, e anche in altri, di solito nell'acqua qua mettevano sempre delle cose da raccogliere. Vediamo se anche qua, anche se non mi sta sembrando. No. Peccato, mi avrebbe fatto sentire un po' a casa, diciamo. Niente. Ci ho provato. Figo. Ah, ma ancora il castello è lontano. Vediamo. Forse c'è tutta una parte di sotterraneo prima. Bello.
Bene, bene. Pensavo non ci fossero superstiti. Devi avere la pellacciatura. Chi cazzo sei tu? Oh, un forestiero. Anche meglio. A madre Miranda piacerai molto. Ma che cavolo? Basta, Lagne, ci siamo quasi. Nessuno di voi ha bisogno di quest'uomo e le mie figlie amano così tanto intrattenersi coi forestieri. Se lascerete il mortale nelle mani del casato di lui, io e le mie figlie lo torturerò e dezzeremo sopra il lato sacro. Quindi? Svegli! Quindi? Chiudete quella bocca! Cosa? Dove? La vuoi spassare con lui in privato? Dov'è il divertimento? Lasciatemelo e creerò uno spettacolo che piacerà a tutti. Oh, che ridicolo! A chi vuoi che importi del tuo circo? Garantisco che l'omuncolo soffrirà in un... Sì, come no, e poi nel castello gli tagliate l'uccello, bla bla bla. Ho ascoltato le vostre ragioni. Alcuni di voi sono stati più convincenti di altri, ma ho preso la mia decisione. Heisenberg, il destino di quest'uomo è nelle tue mani. Madre Miranda, io non sono d'accordo. Heisenberg è solo un ragazzino e la sua devozione è davvero discutibile. Affidate il mortale a me e mi assicurerò che sia pronto. Chiudi quella cazzo di fogna e per una volta impara a perdere. Cercati la cena da un'altra parte. Ti conviene stare zitto, ragazzino. Lascia parlare io. Un ragazzino? Sei tu che fai sempre i capricci con Miranda. Non avresti responsabilità neanche se te l'attaccassero. Ma cresci ancora e la tua testa forse conterrà il tuo ego. La mia opinione non conta. Silenzio! La mia decisione è definitiva. Non voglio discussione. Imparate a stare al vostro posto. Grazie. Signore e orrori, grazie per l'attesa. Inizia lo spettacolo. Vediamo di che pasta siamo. Ethan Winters. Preparati. No, aspetta! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si va in scena! Ma che cavolo sta succedendo? Ma che cavolo di gioco è? Cristo santo! Non le sopporto queste situazioni. No! No, è chiuso! Mi hanno preso? Mamma mia, che casino. Sei ancora vivo? Complimenti. Praticamente si stanno divertendo? Merda! No! Ma allora, sei davvero forte come dicono? Oh, non pensavi che ti avrei fatto scappare, vero? Sì! Devo far divertire donna e moro! Che caspita! È arrivato il momento! Che
devo fare? Dello splendido e sanguinoso gran finale. Che c'è di meglio di un sì. Bel macinato di carne americana? Che cavolo è successo? Si è rotto le catene, ma che... Quei mostri hanno rapito Rose. Dai, che buffonata è. Cioè, si è rotto le catene fermando il trituratore. Mi dia del lei. Munizioni di pistola, io non ce l'ho. Ah, mi hanno lasciato le armi. Ma scusa, ma nemmeno mi hanno disarmato. Pensavo fosse ovvio e scontato. Mi hanno solo incaprettato, quindi. Quante colpi ho? 5. Siamo questi. Ormai... Non mi sa più di Resident Evil il gioco. Cioè, mi sa di... Un gioco horror, un bel gioco, ma... Ormai... totalmente strano e diverso. Non dico brutto, ma non è più Resident Evil ormai. Il 7 ancora, come ho detto anche quando giocavo la demo, c'era un sapore di Resident Evil ogni tanto nel metodo delle ricerche, ma qua ormai è totalmente, almeno per ora, un altro gioco. Perché non cambiavano il brand direttamente e creavano una nuova IP? Perché non lo chiamavano in un altro modo? Vabbè, la cosa è ovvia. Il nome Resident Evil attira compratori, però... Ma... Cioè, comunque è un bel gioco. Ah, qua siamo tornati all'inizio? Quindi noi siamo venuti da qui e stavamo aprendo questa porta quando ci ha demolito il tizio magico. Quindi quelli sono gli esseri della leggenda che abbiamo visto all'inizio. L'ingranaggio lo aveva nella fronte, cioè l'unica cosa strana è che appunto l'ingranaggio lo aveva nella fronte il cavallo, però questo tipo manovrava gli ingranaggi col martello. E c'è questa cosa un po' strana. Ho avuto paura dello spaventapasseri, sì. Siamo usciti di nuovo dal castello. Dove siamo? Quindi dal villaggio abbiamo fatto questo percorso e non siamo entrati. Ah, ma stiamo entrando però, quindi la strada è questa. Segheria di 8. Qua mi sa che spunterà qualche lican. Mi sa che è un cadavere. Sì, sì. Questi spaventapasseri sono cadaveri, non ci avevo fatto caso. Attendevo con ansia, signor Winters. Come sai il mio nome? Beh, ormai tutti hanno sentito di te e delle tue gesta. L'eroe in cerca della propria figlia. Devo ammettere che il castello desta non pochi sospetti. Già, non è l'unico. Io sono solo un umile mercante. Qui,
Devi perdonarmi. Vuoi chiamarmi il duca? Parliamo d'affari. Armi, munizioni, unguenti curativi. Tutto quello che desideri, qui puoi trovarlo. Il duca. Vediamo qua se magari da lui desideri acquistare qualcosa? Si fanno dei potenziamenti. Che bella la grafica. Ho delle novità in vendita. Allora, noi abbiamo 870 lei. Quindi possiamo comprare risorse. Aumenta il numero di slot. Proiettili di tutti i tipi. Caricatore maggiorato, quindi abbiamo anche componenti da applicare alle armi. Il fucile a pompa, se non l'avessimo trovato, lo avremmo potuto comprare qua. Ma è stato molto utile, devo dire, quindi va bene. Poi, potenziamenti. Ottimo, mi sa... Ah, cacchio, ma quanto costano? 6.000, 3.000. Cioè, dopo ore di gioco, almeno due orette, abbiamo solo 800. Ok. Sono in grado di eseguire qualsiasi modifica in cambio di un modesto importo. Questa cosa è una vendita? Sì. $13.000 vale il fucile, tra l'altro vendita, quindi chissà. Tesori, ingredienti, altro, curativi, munizioni, armi, ok. Quindi non possiamo fare niente, perché i potenziamenti costano un occhio della testa e le risorse pure. Non abbiamo nulla da vendere, e quindi... ciao. E adesso stiamo ufficialmente entrando... in questo castello, che almeno esternamente è enorme. Mi sa che ci chiuderanno dentro. Dimitrescu. E siamo chiusi dentro. Prima cosa da fare è cercare un salvataggio. Che Rose sia qui. Ok, vediamo se sto al castello. Mi sento un po' più in Resident Evil. Questi si rompevano? Non mi ricordo. Sì. Quindi siamo a circa 1000 lei. Rednik, consegna di un uomo e tre donne. Incontro con la signora Dimitrescu. Incontro d'affari. Quindi chi viene in questa casa... deve scrivere che cosa deve fare. Questo Rednik ha consegnato un uomo e tre donne. Non parla di bambine, quindi... Boh. Bella, Cassandra e Daniela. Che sono brutte. Ovviamente.
Sala degli angeli. Wow. Ok. Ah, la musichettina. Labirinti di Norstein. Un artigiano del XIX secolo fu bandito dalla sua terra in quanto eretico. Lungo e largo. Creò quindi quattro labirinti. Il castello. La casa sulla collina, la ruota idraulica e la torre di ferro, che siano i quattro livelli, le quattro aree del gioco. Concluse le sue opere, si tolse la vita sparandosi alla tempia. Così. Ogni labirinto è unico e necessita di una speciale sfera di metallo per funzionare. All'interno sono contenuti i resti cristallizzati di quattro esseri umani. Che pare fossero le adorate moglie di Norstein. I labirinti sono le loro tombe. Che cosa strana. Oh. Una sfera. È un ponte? Quindi serve per bloccare un ponte. Per passare forse da un'area all'altra. Interessevole. Ok. Ho salvato. È così veloce che nemmeno riesco a leggere. Ok, ci vediamo alla prossima. Castello Dimitrescu.